Un nuovo sit-in di protesta nel giorno della conferenza dei servizi per ribadire la contrarietà al progetto di scarica Riceci. Oltre 100 cittadini con bandiere e striscioni hanno preso parte alla manifestazione svoltasi dinanzi alla sede della provincia. Il motto di chi è qui è quello: voi andate avanti e noi ci saremo, noi andremo avanti anche noi, fino alla fine, fino a quando non avremo chiuso questa pratica indegna per sempre. Poi un'altra questione che la voglio dire perché mi preme: noi siamo qui per fare la manifestazione contro la provincia, perché la provincia ha dato questa proroga violando quelle che sono le normative, quelle che sono le leggi. C'è il decreto 152 del 2006, hanno violato l'articolo 5 e l'articolo 8 di quel decreto. I rappresentanti delle associazioni si sono rapportate con i media, si è parlato dei ricorsi da parte del comune di Petriano e del grande impegno dei gruppi per evitare la realizzazione del progetto di scarica. Durante la conferenza svoltasi online è stata sottolineata la coesione e determinazione della cittadinanza nel difendere Riceci. Oggi c'è una conferenza dei servizi interlocutorie che per la verità non potrà fornire delle decisioni effettive, quindi che avranno un'efficacia, però potrà dare un'indicazione, quindi poi ce ne sarà una invece più risolutiva. Quindi noi ci aspettiamo, come hanno detto tutti, tutte le istituzioni coinvolte nella conferenza, che oggi ci sarà un chiaro messaggio di interruzione di tutta la pratica, quindi di cancellazione del progetto della discarica di Ceci. Noi abbiamo deciso di impugnare davanti al TAR sia il provvedimento del 19 di gennaio e anche questa attuale conferenza dei servizi istruttoria che si sta svolgendo in videoconferenza in questo momento, la quale è chiaramente palesemente illegittima perché scaturisce da un provvedimento che è al tempo stesso illegittimo e va a sostituire invece una richiesta di archiviazione per mancato rispetto dei termini. Tutto questo però si va ad incanalare in una situazione in cui tutto diventa poco chiaro e poco trasparente, e anche lo stesso procedimento portato avanti dalla provincia risulta poco trasparente, e per questa ragione noi ci riserviamo anche il diritto di poter ricorrere non solo ad ulteriori ricorsi in sede amministrativa ma anche in altre sedi opportune contro questa mancanza di trasparenza e di legalità che vediamo all'interno del procedimento. In mattinata anche un breve confronto tra il sindaco di Urbino Maurizio Gambini e i rappresentanti delle associazioni. Lui semplicemente dice: convocatemi, facciamo riunioni, parliamo, l'ho già fatto, voi non accettate. Non è vero, il sindaco di Urbino, come tutti gli interlocutori per quanto riguarda il movimento per Riceci, noi siamo sempre disponibili a incontrarli e ci aspettiamo da loro sempre dei passi concreti, non soltanto delle vuote parole. I cittadini e l'artista attivista Roberto Manini hanno inoltre annunciato l'installazione di una seconda sfera di Riceci, sempre a Gallo di Petriano. Noi e i cittadini di Petriano, di Gallo, di Riceci mi hanno chiesto di realizzare una seconda sfera, poi si sono incaricati loro stessi di serigrafarla, di preparare la struttura, che il 17 verrà montata e il 24 poi verrà installata completamente. Insieme alla installazione di questa sfera di Riceci noi interreremo una capsula del tempo. In questa capsula del tempo inseriremo disegni di bambini della zona, lettere di cittadini che vogliono rivolgersi alle generazioni future, articoli di giornale, fotografie dei protagonisti in negativo e in positivo. Ci auguriamo che nel 2074, quando il sindaco di quel periodo aprirà la capsula del tempo, innanzitutto che le persone abbiano ancora questi territori incontaminati, quindi che sia avvenuto quello che ci auguriamo tutti, e successivamente che si impegnino anche loro a prendere il testimone e a difendere il territorio, perché è una battaglia di cui vale sempre la pena.